Salve a tutti, sono Umberto Pessolano, direttore del Museo del Fiume di Nazzano, nel comune in cui ci troviamo, a nord di Roma. Dal 2002 dirigo questa struttura che vuole essere un punto di divulgazione, di approfondimento e anche di ricerca scientifica legata all'ambiente fluviale. E il museo insiste ai piedi del Castello Savelli ed è vicino e interprete dell'area protetta di Nazzano Tevere Farfa. Questa è la sala idrogeologica, siamo al pian terreno, nel Museo del Fiume, sempre, e questo alle mie spalle è la rappresentazione del grafico del profilo di equilibrio del fiume Tevere, che rappresenta rettificato il suo percorso dalla sorgente alle vene vicino al Verghereto fino alla foce, che è Ostia, foce naturale, anche se il fiume poi ce n'ha due perché c'è il canale di Traiano che ha reso un'area, un'isola, isola sacra. Questo non è che uno dei racconti del sale del pian terreno, dove si parlerà anche di popolamento vegetale, popolamento animale, sempre dentro all'acqua del fiume, che è un'acqua che scorre, a differenza di quella dei laghi, e quindi tutto un regime idrico diverso e tutte popolazioni a volte molto specializzate. Alle mie spalle un esperimento sulla permeabilità e tante altre cose che si scopriranno, anche perché qui c'è uno spazio per il laboratorio con i ragazzi e con i visitatori sul quale e nel quale approfondire tematiche e fare riflessioni su quello che è l'enorme mondo che gira intorno all'acqua, l'acqua che pullula di vita. Qui ci troviamo nella seconda sala del pian terreno, una sala dedicata al popolamento vegetale, e alle mie spalle dei diorami con delle ricostruzioni di lenticchie d'acqua oppure di un canneto all'interno del quale si intravede il criptico tarabusino. E sono una delle installazioni, sono uno dei percorsi che servono per approfondire le tematiche legate a queste piante, a queste alghe, a questi organismi che producono ossigeno e che vivono lungo le sponde dei fiumi o anche nell'acqua direttamente, creando un ambiente possibile per la vita, perché dove non c'è ossigeno di solito non c'è vita. Qui siamo nella sala zoologica, al pian terreno, dove attraverso alcuni preparati si possono interpretare i ruoli che hanno nell'ambiente a livello alimentare alcune specie, in questo caso alcuni esemplari di specie come il fenicottero rosa, un immaturo in questo caso, o la spatola, che appunto frequentano aree umide e dalle quali devono ricavare il massimo, con una specializzazione che si può leggere attraverso la morfologia e la struttura del becco, della lunghezza dell'arto, del collo, e che sono importanti attori di questi ecosistemi. Questa è una delle sale che contiene alcune vetrine con appunto una parte dei preparati tassidermici legati al mondo degli uccelli, agli abitatori delle zone umide, ai frequentatori anche dei prati, dei boschi qui vicino e limitrofi, e presenta anche un passaggio molto scenico su un greto ricostruito del fiume sotto al vetro, che è il preludio alla zona umida qui presente, che viene poi trattata nei temi del museo.
Siamo ai piedi del porticato, su questo pilastro è stato realizzato un mosaico, in questo caso riguardante l'Aerone Cinerino. Il mosaico è un percorso che ho condiviso con il curatore delle arti musive del comune di Nazzano, che è Alessandro Lugari, e grande maestro di quest'arte, e con il quale abbiamo organizzato per tanti anni, ancora stiamo organizzando, il Festival del Mosaico Contemporaneo e il Concorso Internazionale qui a Nazzano ogni fine maggio da circa 10 anni.